cominciare con la seconda parte della nostra mattinata. Questa seconda parte dedicata innanzitutto a una tavola rotonda in cui cercheremo di mettere a confronto i soggetti che sono più direttamente interessati in questo momento all'applicazione, alla transizione verso l'applicazione del nuovo codice della crisi d'impresa, confrontando diversi punti di vista. Lo faremo anche insieme a voi. I protagonisti si stanno sedendo, ve li presento. Sono Paolo Rinaldi, dello studio Rinaldi, partner e membro anche del gruppo di lavoro sulla riforma Rordoff del Consiglio Nazionale di Editori Commercialisti, Esperti Contabili. Abbiamo Gabriele Gori, che è Head of Italy Credit Risk Portfolio Analysis di Unicredit, e insieme a lui ci sono Andrea Mutti di Union Camera, Narita Sofia di Confindustria dell'area Affari Legislativi, Roberto Fontana, che è della Procura della Repubblica di Milano, ma è stato per 17 anni giudice delegato alle procedure concorsuali prima a Monza e poi a Milano, ed è componente della Commissione Ministeriale per la Riforma della Crisi d'Impresa, Stefania Chiaruttini, fondatrice dello studio Chiaruttini Associati e anche membro della prima commissione in cui aveva lavorato sin dal 2015 su questi temi, e Marta Testi, che è Head of Elite Italy and Europe, un po' padrona di casa. Insomma, una squadra che è qui anche per rispondere alle vostre domande. C'è un canale che potete utilizzare sin da ora, è semplicissimo, perché è un numero di telefono che potete vedere, lo trovate lì, il 335 70 85 439, per SMS e WhatsApp le vostre domande a loro, che potranno rispondere. Allora, io inizierei subito, Rinaldi, per capire. Abbiamo sentito che questa è una rivoluzione innanzitutto culturale che riguarda le imprese, gli imprenditori, i professionisti che le devono accompagnare, le aziende nel loro complesso. Ma cosa farà la differenza e cosa sta facendo la differenza già oggi in termini di applicazione, per capire se questa poi alla fine sarà un successo, cioè gli effetti positivi che abbiamo visto, i benefici saranno superiori ai costi che comunque ci sono e vanno gestiti? Buongiorno. Ringrazio Cerved per l'invito e porgo anche i saluti del Consiglio Nazionale. La domanda è assolutamente centrata. Credo che sia molto difficile applicare una norma come questa, che porta con sé la necessità di introdurre un cambiamento paradigmatico nella mentalità dell'imprenditore. Cioè, non è una norma che disciplina un comportamento che c'è già, ma è una norma che tende ad introdurne uno. Dunque, essendo una funzione pedagogica, come a scuola ci sono quelli che fanno i compiti solo il giorno prima dell'esame e quelli invece che tutti i giorni ripassano la lezione. Credo che questo sia un tema sul quale c'è stato un'accoglienza abbastanza mista. Cioè, quelli che hanno compreso la portata della norma si sono interessati, e parlo trasversalmente, quindi lato banche, lato imprenditori, lato naturalmente professionisti. Ci sono altri soggetti che, forse ritenendo che in Italia poi alla fine parliamo tanto delle cose, ma magari poi chissà se effettivamente sono così o no, credo che la pubblicazione degli indicatori di crisi abbia chiarito che il tema non è tanto quello di calcolare qualche indice di bilancio, quanto piuttosto quello di attrezzarsi all'interno delle imprese con dei sistemi di gestione in via proattiva e quindi preventiva dei flussi di cassa, dei sistemi di risk management, tutte cose queste che hanno un forte portato in termini anche di impegno, sicuramente anche di risorse necessarie, sia internamente all'impresa sia esternamente, perché non dimentichiamo che i servizi che la legge impone poi qualcuno li deve anche prestare. E poi c'è anche un tema di costi, come ha sottolineato il report dell'amico Guido, adottare questa strumentazione è sicuramente un tema che va sostenuto dal punto di vista. Ma in concreto come vede le prime reazioni che trova anche tra le imprese e i professionisti? Che cosa sta succedendo? Lei è preoccupato che questi compiti in qualche modo ci sia un incentivo a farli, oppure che ci sarà più resistenza di fronte a questa riforma? Diciamo che la preoccupazione è più che altro quella per le conseguenze sulle imprese. Nel senso che la grossa preoccupazione è che venga sottovalutata la portata di questa norma, limitandosi alla mera parte tecnica, che è quella che concerne le segnalazioni agli OCRI, che è una parte, diciamo così, molto più piccola di quello che è il vero tema nel complesso, cioè aver individuato una norma che identifica quali sono i momenti di crisi e quindi però pone anche un'allerta non solo per gli OCRI, ma per tutti i soggetti che si rapportano con l'impresa. Chi si lascia
giocare il proprio destino solo dagli indici di bilancio senza mettersi invece nella condizione di gestire i propri flussi di cassa corre un grave rischio, e cioè che solo tardivamente si avveda che i suoi indici di bilancio non sono buoni e non ha più il tempo di gestire la propria relazione con gli altri. E devo anche sottolineare che aver introdotto il DSCR non è un tema da poco, perché questo di tutti gli indici è l'unico che rappresenta anche un indicatore di crisi, quindi una causa inderogabile di crisi. È pur vero che per farlo serve che l'impresa investa tempo, investa risorse umane, tecnologia e denaro, ed è vero che questo richiede del tempo. Non si può pensare che si introduce una norma, viene definito a fine ottobre 2019, peraltro sottolineo il decreto del Mise ancora manca, quindi formalmente siamo ancora in una fase interlocutoria, quando ci sarà questo decreto dobbiamo considerare che i mesi che ci separano dall'entrata in vigore della norma sono pochi, e se pensate che la tesoreria va calcolata con un orizzonte di 6 mesi, un'impresa che si doti di questo strumento al 1° di gennaio lo ha fatto girare un paio di volte prima che la norma entri in vigore, l'ha fatto girare per un paio di mesi, e poi alla fine del primo semestre siamo al 1° di luglio, la norma entra in vigore in agosto. I tempi sono stretti. Andrea Muti, voglio capire come le Camere di Commercio si stanno organizzando. È stato citato l'OCRI, e se uno va in rete trova addirittura una rappresentazione quasi spaventosa di quest'OCRI. C'è chi scrive: sarà un mostro a tre teste, fate attenzione, non bisogna finire all'OCRI. Dal vostro punto di vista, che cosa oggi state guardando? Si è già citato prima il flusso, il nuovo flusso, che tipo di quantità avrà, come vi state organizzando? Ma noi ci stiamo organizzando intanto per arrivare alla scadenza dell'agosto 2020 con un nuovo servizio efficiente da mettere in atto su tutto il territorio nazionale, nel senso che c'è un obbligo e una via esclusiva che è prevista dal codice di costituire presso ogni Camera di Commercio un organismo di composizione della crisi. Ad oggi abbiamo sul territorio nazionale 82 Camere di Commercio, è un sistema che è stato protagonista e ancora protagonista di una riforma. A regime si dovrebbe andare sulle 60 Camere di Commercio, quindi 60 ore significa, e quello a cui teniamo e quello per cui noi stiamo lavorando è che il servizio, i nuovi organismi devono avere una operatività ed efficienza omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale. A questo fine stiamo lavorando a un regolamento tipo che tutti gli organismi adotteranno, congiuntamente a una piattaforma informatica insieme al nostro partner tecnologico che è Infocamere, che dovrà gestire tutta la segnalazione e anche tutto quello che è il gestionale sostanzialmente. Quindi il punto Guido Romano ci diceva è come verranno trasformate le segnalazioni in composizioni di questa crisi, perché Romano faceva un paragone tra l'OICR e il Chapter 11, che negli Stati Uniti è stato in grado di trasformare nel tempo quasi il 48% delle segnalazioni in aziende che anziché fallire riescono a restare in bonus. Ecco, come avverrà questa procedura? È prevista l'istituzione degli OICRI, che sostanzialmente è composto da tre componenti, due sono camerali, c'è la figura del referente che è il segretario generale, o come riteniamo noi più opportuno sarà un delegato del segretario generale che già ha le funzioni da espletare, e l'ufficio di staff, che è l'ufficio del referente, può essere costituito anche in forma associata, quindi da più camere di commercio. Poi c'è il collegio dei tre esperti, che deve essere di volta in volta nominato, quindi per ogni caso aziendale ci sarà un collegio. Tre esperti che dovranno avere caratteristiche, diciamo, complementari, un legale, un contabile e un aziendalista. E sono loro, insieme agli uffici camerali, che dovrebbero tirar fuori dalle sacche della crisi le aziende che saranno segnalate. Lei ci ha detto in apertura, ci stiamo organizzando, c'è peraltro la riforma delle Camere di Commercio che incombe, ma dal punto di vista
anche se oggi forse è ancora difficile, ma della quantità di segnalazioni, perché anche organizzarsi, un conto è se saranno alcune migliaia, come è sembrato di capire nella prima parte della mattinata, un altro conto è se, come altre fonti dicono, saranno oltre 20.000 nell'arco di un anno. Voi dove mettete in questo momento l'arco? Noi stiamo cercando di stimare al meglio questi flussi, perché chiaramente dobbiamo parametrare poi le necessarie FTE che impiegheremo nel servizio Ocri a dei flussi di stima attendibili. Attualmente stiamo lavorando proprio in questi giorni insieme ai creditori pubblici qualificati, quindi INPS, Agenzia di Entrate, Agente di Riscossione, e al Consiglio Nazionale, per avere un'idea di quelle che saranno le segnalazioni interne ed esterne. Attualmente io non mi sento di sbilanciarmi, perché abbiamo visto fluttuare molto la variabilità di questi flussi, e per noi ovviamente è un fattore decisivo. Ecco, anche per il sistema bancario è un fattore decisivo. Nel rapporto tra banche e imprese questa riforma avrà un impatto probabilmente superiore anche a tante cose che sono accadute nel corso del tempo. Il vostro mestiere, anche il suo lavoro, la sua professione, risk analysis nella gestione dei portafogli del credito, ha già al suo interno una serie di strumenti. Come valuta l'introduzione di questi? Cosa cambierà nel vostro rapporto con le imprese? Grazie, dottore. Intanto grazie a Cerved per l'invito. Complimenti per l'ottimo lavoro fatto di analisi dei dati. Il rapporto cambierà secondo un momento che giudico assolutamente epocale. Credo che prima di trovare un evento significativo quale questo dobbiamo tornare indietro negli anni di diversi decenni, plausibilmente addirittura all'introduzione dell'IVA nel 73. Cambierà perché veniamo da una fase storica, non dobbiamo dimenticarcela, particolarmente difficile nel rapporto banca-impresa, in un momento in cui la banca ha supportato in Italia, come in nessun altro paese, il sistema economico. Diamo qualche numero per capire che cosa è successo negli ultimi 10 anni, per capire quali siano gli importanti margini di miglioramento che possiamo consuntivare. Il codice nasce dalla direttiva Insolvency, come qualcuno ha già detto, pubblicata il 20 giugno scorso, che è stata elaborata a partire dal 2015. Alla fine di quell'anno il monte crediti non performanti Europa era pari a 1.000 miliardi. L'Italia deteneva il 34% di questo monte crediti non performanti. Questo era il risultato di un supporto all'economia da parte del sistema bancario elevato come in nessun altro paese in Europa. L'Italia vedeva un supporto pari al 62% nell'incidenza sui debiti finanziari delle aziende. Altri paesi erano su livelli molto più bassi, di oltre 20 punti percentuali. Qual è stato il risultato in termini di incidenza crediti non performanti è stato chiaro a tutti. Abbiamo toccato un picco del 22% di incidenza crediti non performanti contro altri paesi, credo a noi paragonabili, come la Spagna, 6%, la Francia, il 4%, ed altri meno paragonabili ma troppo più virtuosi, come la Germania, al 3%. Quale risulti essere stato il delta di comportamento fra un paese come l'Italia al 22% ed uno paragonabile forse come la Francia al 4%? Beh, abbiamo capito presto che il sistema francese, che accompagnava le aziende verso un recupero, era molto più efficace del nostro. Quindi pochi dubbi se il legislatore ha in qualche modo copiato attraverso una sorta di trapianto legale la procedure d'alert francese, che risale all'88, rinnovata nel 2005 con la legge SAD in Italia, con le adeguate personalizzazioni. Allora pensare oggi di poter avere un rapporto basato su quei principi, che non sono più in una logica backward looking, qualche bilancio, vedo cosa è successo in molti casi 7, 8, 9 mesi dopo che il bilancio si è chiuso, ma in una logica forward looking, e quindi l'analisi del DSCR citato Aldo Rinaldi, in una prospettiva prospettica dell'evoluzione dell'azienda, diventa un elemento dirimente e di assoluto successo. Immaginatevi cosa vuol dire. Secondo i dettami della norma, che vede meccanismi premiali che prevedono però un'analisi su base periodica molto stretta, idealmente 3 mesi, i dati dell'azienda,
potersi confrontare trimestralmente con le imprese in quella che è la loro previsione andamentale e poter verificare gli scostamenti. Potremmo vivere un trimestre, due trimestri, tre trimestri di plausibile difficoltà, perché i valori saranno differenti rispetto a quelli che sono stati preventivati. Ma è ovvio che nella prospettiva 9-12 mesi questi valori si allineeranno e questo non potrà che portare successo. Allora, il dottor Rinaldi prima ci diceva, attenzione, bisogna anche incentivare in qualche modo affinché vi sia una applicazione veloce e giusta. Dal punto di vista anche dei tassi di interesse, di quanto costa oggi il credito, abbiamo visto nelle slide che ci sono state presentate come quando si arriva alle microimprese, quelle sotto i 10 dipendenti, la differenza tra quelle sane e quelle che sono in difficoltà di fatto non si percepisce, perché per la banca è difficile entrare dentro e valutare la rischiosità. Oggi sarete in grado, e pensate che sarete in grado di fare una differenza portando quei risultati anche di liberazione di risorse per quelle che vanno meglio, oppure sarà ancora difficile? No, non sarà difficile, solo che la componente maggiore non sarà quella relativa al costo del denaro, che chiunque oggi abbia rapporti con le banche sa benissimo essere sceso moltissimo, essere molto vicino alle soglie tedesche, plausibilmente pur non esprimendo lo stesso profilo di rischio delle imprese tedesche. Nel quadro che ha rappresentato il dottor Romano, abbiamo avuto modo di vedere quanto importante fosse la quota di aziende solide, oltre il 50%, però abbiamo visto che c'è una quota parte di una certa significatività, intorno al 30%, dato la sommatoria di vulnerabili ed a rischio. In quelle a rischio io mi attendo un intervento immediato, perché probabilmente sono quelle che saranno più interessate dagli indici che il Consiglio ha selezionato. Per quelle vulnerabili, la domanda che vi faccio è: ha maggior valore un punto percentuale in meno del mio indebitamento o di un percorso che posso fare con il mio professionista teso al comprendere come sono spostato dal benchmark della mia attività? A maggior valore riuscire ad avere un punto in meno su quell'indebitamento che i dottori ci hanno detto essere ridotto significativamente, o avere la certezza che la strada che ho intrapreso mi consentirà di allontanarmi da un rischio default? Vi do un dato che è stato anticipato prima nell'analisi delle NewCo, ma credo che meriti molta attenzione. Nel 1980, quando io ho iniziato la mia attività lavorativa, la percentuale di aziende a rischio default entro i 5 anni era il 5%. Oggi questa percentuale è il 30%. Un'azienda su tre è a rischio default nei 5 anni, e questo vuol dire che un'azienda su tre, a parer mio, dovrebbe abbracciare con grande apprezzamento il nuovo codice, considerarlo letteralmente una sorta di vera soluzione verso il proprio futuro, perché attraverso un percorso che vede il professionista coinvolto fattivamente, strumenti quali quelli CERVED ha predisposto, che possono consentirci di capire se la direzione è quella giusta, io avrò un beneficio molto superiore rispetto a quel punto percentuale. Dottoressa Sofia, per Confindustria stiamo andando nella direzione giusta, oppure come il capo della piccola di Confindustria Robiglio nel fine settimana ha detto, attenzione perché la platea di aziende che saranno interessate dai segnali, dalla segnalazione, come dire, anticipata di crisi va tra le 25 e le 30.000 aziende, quindi il percorso va fatto con grande attenzione per evitare di creare anche danni e conseguenze non intese. Buongiorno a tutti e anzitutto grazie per questa davvero utile occasione di confronto che non poteva collocarsi in un momento più opportuno di quello attuale, visto che l'impatto dei sistemi d'allerta sulle PMI è uno dei temi più dibattuti da qualche settimana a questa parte, e proprio lo scorso sabato si è tenuto a Genova il forum della piccola industria, della nostra piccola industria, da cui si è levata una voce di preoccupazione. Preoccupazione perché? La risposta ci aiuta a darla proprio CERVED quando mette in luce che la riforma rappresenta senz'altro una grande opportunità. Un'opportunità per formalizzare e digitalizzare le pratiche gestionali delle PMI e per migliorare la loro cultura finanziaria. Ma è abbastanza evidente che il sistema imprese a oggi non è pronto a fare questo salto di qualità da solo, ed è doveroso aggiungere non è pronto a farlo in tempi rapidi.
Le ragioni sono diverse, affondano nel nostro modello di riferimento, nel nostro modello imprenditoriale di riferimento, che è il target familiare. Quindi, come ben evidenzia Cerved, c'è una scarsa separazione tra la proprietà e la gestione che ha portato a consolidare prassi operative obsolete ormai, rischiose perché portano a sopravvalutare le proprie capacità manageriali e a sottovalutare le criticità dell'attività imprenditoriale, ma prassi operative consolidate. Ci sono ragioni socioculturali, per non dire psicologiche: non c'è soltanto il timore di perdere fornitori, quindi partner commerciali, non c'è soltanto il timore di perdere finanziamenti dalle banche, ma in un modello familiare esporre il patrimonio, far emergere la crisi, significa esporre un patrimonio che non vale soltanto in quanto tale, ma vale anche in quanto bene di famiglia. Quindi tutto questo per dire che sarebbe opportuna, anzi necessaria, una maggiore gradualità dell'entrata in vigore dell'allerta per le piccole imprese, differendola di almeno un anno rispetto ad agosto 2020, per consentire proprio alle piccole imprese di maturare questo cambiamento culturale e mettere in piedi i presidi organizzativi richiesti dalle norme. Ma attenzione, perché ad avere bisogno di più tempo non sono soltanto le piccole imprese, ad avere bisogno di più tempo, a nostro giudizio, sono anche gli OCRI. Cerved ci dice bene: il successo dell'allerta dipenderà non soltanto da un'ampia e puntuale diffusione degli strumenti organizzativi compliant con i parametri normativi, ma anche da un'efficace ed efficiente gestione della crisi da parte degli OCRI. E gli OCRI hanno bisogno di tempo per maturare le competenze specifiche, per affinare procedure atte ad assicurare una speditezza e una efficacia d'azione. Azione che invece potrebbe essere compromessa se in una prima fase di applicazione gli OCRI fossero investiti di un'ondata di segnalazioni. E mi permetto una battuta sui numeri che stanno caldeggiando la scena. I numeri delle presunte segnalazioni sono diversi, alcuni sono più confortanti, altri invece, come quelli che ha dato il presidente Robiglio in maniera spannometrica e grezza, sono più allarmanti. Ma sono diversi perché probabilmente sono diverse le premesse di base su cui sono innestati i calcoli. Un conto è considerare solo ed esclusivamente le società di capitali con organo di controllo, un conto è considerare l'intera platea delle imprese commerciali fallibili. Un conto è dare per acquisito un patrimonio netto positivo, di modo che poi si possa verificare la funzionalità del sistema sequenziale elaborato dai commercialisti con il supporto di Cerved. Un conto è tenere in considerazione anche un dato di patrimonio netto negativo. E inoltre il tema non sono soltanto le segnalazioni, perché a prescindere dalle segnalazioni, Cerved ci dice che presumibilmente saranno 5.000, e 5.000 comunque non sono poche, però a prescindere dalle segnalazioni, l'applicazione di indicatori ed indici porterà, come speriamo, a far emergere tempestivamente la crisi, e questo però significa impattare sulle relazioni con i fornitori, sulle relazioni con le banche, e attenzione, perché rischiamo l'effetto avvitamento. Oh, siamo entrati davvero nel vivo, avete sentito di questa discussione. Confindustria dice: tutto bene, ma fermiamo l'orologio per un po' perché c'è bisogno di tempo. Una delle vostre prime domande dice: Italia paese delle mille proroghe, è ipotizzabile che il 2020 veda la proroga dell'applicazione del codice della crisi? Su questo il sottosegretario Mandella ha già avuto dei messaggi, poi ci risponderà più avanti, anche se poi la domanda prosegue: anche una proroga sul guidance EBA, sulla concessione, monitoraggio, nuova definizione di default. Ora, avendo intervistato il capo dell'EBA José Manuel Campa settimana scorsa, vi posso dire che da EBA non c'è aria di nessun tipo di proroghi, di gradualità, da Basilea 3 fino al codice, diciamo, di concessione del credito, che è arrivato, sono oltre 2000 pagine, poco prima dell'estate, quello sarà e i tempi resteranno fissi. Però voglio andare con Roberto Fontana a capire, dalla sua esperienza, come vede l'introduzione adesso di questa riforma e quali sono i fattori a cui tutti loro devono fare più attenzione oggi. Allora, in primo luogo ritengo che anche dell'illustrazione dei dati fornita da Cerved esca, a mio avviso, un quadro tranquillizzante, perché vedo eccessive preoccupazioni.
La riforma si impone come passaggio, a mio avviso, non più differibile. Chiunque conosca il mondo delle procedure concorsuali e le condizioni in cui la quasi totalità dei soggetti che accedono alle procedure concorsuali e arrivano alle procedure concorsuali, capisce perfettamente, sa perfettamente che è necessaria una svolta, e la svolta non può che essere l'emersione tempestiva delle situazioni di crisi. Il messaggio tranquillizzante è questo: lo scopo delle misure d'allerta non è ovviamente aumentare i soggetti che approdano all'orbita giudiziale, ma non è neppure determinare un grande flusso verso l'OCRI. Il cuore del sistema non è la segnalazione all'OCRI, il cuore del sistema è l'allerta interna. E l'obiettivo, e credo che esistano le condizioni, è perché l'emersione tempestiva, l'intercettare tempestivamente le situazioni di criticità, avvenga in tempi che consente di trovare la soluzione, le risorse all'interno dell'impresa. Quindi, in questa prospettiva, credo che il timore che di un'esagerata segnalazione all'OCRI o di un inevitabile sbocco giudiziario sia esagerato. Il cuore del sistema sono gli obblighi organizzativi che gravano sugli amministratori, quindi anche un cambio culturale e quindi anche una dotazione sicuramente di strumenti tecnici. E l'altro però perno del binomio è il ruolo del sindaco. Personalmente non sono convinto che sia stata opportuna la scelta, però la politica deve mediare tra molte spinte, molte esigenze, però personalmente non credo che sia stata opportuna la scelta dell'alzare la soglia della nomina del sindaco, perché il sindaco nell'ambito dell'impresa, nella prospettiva delle misure dell'OCRI, delle misure d'allerta, diventa un interlocutore fondamentale di chi amministra l'impresa, proprio per far scattare quei campanelli d'allarme e mettere in moto tempestivamente la risposta. Il cuore delle misure d'allerta, a mio avviso, è la sensibilizzazione di chi amministra le imprese e la funzione di moral suasion che il sindaco ha rispetto agli amministratori. Sono convinto che l'impatto vero delle misure d'allerta non sarà tanto nelle segnalazioni, quanto nel fatto che chi svolge le funzioni di controllo dei sindacali, proprio per evitare di trovarsi al momento fatidico di dover segnalare perché non ci sono più le condizioni, farà di tutto per interloquire con gli amministratori in termini di moral suasion. Ulteriormente, un ulteriore messaggio tranquillizzante che voglio dare è questo. Si è parlato prima della definizione di crisi. Ora, il legislatore, in questo caso, ha dato una definizione di crisi che, rispetto a quel che è l'articolazione possibile degli stadi della crisi, come sono elaborati la dottrina aziendalistica, è già una crisi finanziaria e sostanzialmente quasi quello che la giurisprudenza chiama l'insolvenza prospettica, perché si dice è crisi quando la prospettiva del flusso di cassa nei 6 mesi successivi non è idoneo a coprire i costi. Ora, una definizione di crisi così restrittiva, già molto schiacciata sull'insolvenza, è un ulteriore, a mio avviso, messaggio tranquillizzante che il legislatore ha voluto dare a chi gestisce l'impresa. La crisi, nelle sue prime manifestazioni, quando non è ancora crisi finanziaria incipiente, rientra nella discrezionalità tecnica di chi amministra l'impresa. E quando la crisi ormai, a volte può anche capitare che precipiti per altre ragioni, ma di solito i tempi di gestazione sono abbastanza lunghi, arriva ad essere una crisi che sta per diventare a breve insolvenza, scatta il meccanismo degli obblighi. Questo significa che quindi questa opera di confronto, di moral suasion che il sindaco può esplicare rispetto agli amministratori,
ha un arco temporale in cui si può esplicare che viene ben prima dei famosi 60 giorni della, che devono essere concessi per adottare le misure quando ormai siamo dentro i presupposti individuati dalla norma. Quindi io ritengo che al di là delle valutazioni in termini di flessibilità sotto i profili di tempo, dei tempi, questo è un compito poi della politica, fare le sue valutazioni, però il legislatore ha imboccato una strada che peraltro si colloca anche nella prospettiva europea, che è senza ritorno. Questa strada è necessaria perché i costi che può avere, che sono modesti, vanno rapportati ai vantaggi che sono enormi. E la grandezza di questi vantaggi la si coglie, ad esempio, guardando oggi quali sono i costi che il sistema delle imprese, e non solo il sistema delle imprese, paga a fronte di quella che è la realtà delle procedure concorsuali. Qui chiudo, e quindi la strada è stata, il legislatore ha previsto un meccanismo, a mio avviso, prudente. Giustamente la declinazione della definizione di crisi è stata prudente, e giustamente il sistema degli indici che è stato elaborato proprio in questa filosofia. Quindi esistono tutti i presupposti per realizzare questa svolta di fondo senza inutili allarmismi. Insomma, una strada da cui non si torna indietro, che sia agosto, che sia dicembre, sui tempi ci sono discussioni, però sulla definizione di crisi, Chiarutini, e anche sul ruolo dei sindaci, da questo punto di vista, all'interno dei nuovi assetti organizzativi che sarà necessario adottare. Qual è il suo punto di vista e come vede queste fasi, insomma, in questo momento anche molto delicate, no? Perché si sta facendo una cultura attorno a una riforma che ancora non tutti conoscono. Grazie, e grazie per avermi invitato e per aver organizzato questo evento. Utilissimi i numeri che avete dato. Sindaco, grandissimo protagonista, sono d'accordo col dottor Fontana. Le misure d'allerta e la legge che dovrebbe entrare in vigore in agosto 2020 la dovete un po' leggere, perché vorrei introdurre un minimo di ideali in questo cambiamento che dovrebbe essere letto come un cambiamento radicale. L'ho detto altre volte, lo dico anche oggi, va letta un po' come i meccanismi di prevenzione che lo Stato ha introdotto sulla salute del cittadino tantissimi anni fa. È diventato normale per ciascuno di noi, dopo una certa età, fare degli screening che tutto sommato sono diventati obbligatori, non indico quali, ma ciascuno di voi lo sa, riceve una lettera dalla Regione. Questo comporta la tutela della salute del cittadino, quindi un'aspettativa di vita più lunga, ed è così, perché è migliorata certamente in Italia, siamo il secondo paese dopo il Giappone, e dall'altro lato un risparmio enorme di costi dello Stato per curare il cittadino che arriva troppo tardi a curarsi. Per l'azienda uguale, l'azienda è il paziente, e gli effetti sono micro e macro. Micro, che l'azienda dovrebbe superare prima la sua crisi, non uscire dal mercato, e macro, che mantiene posti di lavoro, continua a produrre, ma soprattutto che evita quegli enormi costi di cui nessuno parla, l'ha accennato adesso il dottor Fontana, della giustizia, che valgono punti di PIL. Quindi se ciascuno di noi, per migliorare il sistema paese, deve fare la sua parte, ci sono dei mestieri più che hanno più ideali, il medico, il ricercatore, il magistrato, ci mancherebbe. Il dottore commercialista ci metta il suo a questo punto, perché fare il sindaco è un mestiere importante, ci deve essere un cambiamento radicale da parte del sindaco. Non è più una poltrona con una rendita per un triennio o per 6 anni o per 9. Il sindaco deve stare di fianco all'imprenditore e si deve occupare di accompagnarlo nell'introdurre alcuni sistemi di prevenzione, ma prima ancora di introdurre sistemi di prevenzione deve capire in che azienda è. Ma lo sta facendo, dottoressa, o quando lei predica queste cose non viene molto seguita? Io predico queste cose, ma di solito si vede il sindaco come un ruolo più statico. L'altro tema vero e serio che io ho sollevato mille volte, questa è la 1001, è che i compensi sono totalmente inadeguati. Le proiezioni che avete dato prima
non vanno molto bene, perché se uno vuole fare il sindaco seriamente deve avere pochi incarichi, studiare la realtà aziendale, deve capirne di business. Scusi, un'azienda che oggi fabbrica in Italia, produce bottigliette di plastica, come è messa? Avrà futuro? È in insolvenza prospettica? Lasciamo perdere gli indici. Gli indici arrivano molto dopo, quindi il sindaco deve capire gli assetti organizzativi che deve aiutare ad introdurre, se non ci sono, devono essere pratici. Semplifichiamo le cose, cioè non è una parola vuota. Vi giro una delle prime domande che ho ricevuto, perché vi chiedono, senza nulla togliere ai commercialisti, perché per l'adeguato assetto organizzativo, che in sostanza significa avere un budget, un controllo di gestione, non si parla di manager e specialisti aziendali? Sono piani diversi? No, manager e specialisti aziendali si parla, e come, dipende dalla realtà che ho davanti. Le microimprese, i manager e gli specialisti aziendali non se li possono permettere, guardiamo in faccia la realtà. Però il sindaco, che a questo punto è presente nella microimpresa perché è diventata obbligatoria la nomina, forse può aiutare ad introdurre alcuni presidi, su questo non c'è dubbio. Nelle medie imprese il manager che è in grado di gestire il rischio, la figura del risk manager diventa fondamentale, ma io temo che il costo di un risk manager per anche le piccole e medie imprese sia un costo elevato. Questo è molto interessante, Marta Testi, perché voi con il programma Elite state avvicinando a un percorso che va verso il mercato, va verso l'apertura del capitale, centinaia di aziende italiane anche a livello europeo. Da questo punto di vista, risk management in particolare, come vedete l'applicazione di questi nuovi strumenti? Peraltro, poi tra parentesi, sono o non sono anche per le società quotate? Grazie Andrea, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi sono interrogata molto nel partecipare oggi a questa tavola rotonda quali potevano essere gli elementi di collegamento. Elite, in realtà, spendo solo veramente una parola, è un programma che è nato ormai 8 anni fa, che ha l'obiettivo di supportare le aziende in crescita. Per cui trovarmi a parlare oggi in merito a una norma che invece va a disciplinare quello che è il tema della crisi sembrerebbe un po' paradossale. In realtà secondo me non lo è, perché il fatto che questa norma sia una norma pedagogica, come qualcuno prima di me ha detto, è un po' lo stesso punto di partenza da cui siamo partiti noi. Ora noi stiamo discutendo questi temi di organizzazione, di struttura e di attenzione al risk management per evitare appunto default. In realtà questi temi dovrebbero essere oggetto di discussione tutti i giorni in azienda per spingere la crescita, per cui sicuramente noi come Elite siamo partiti da un punto di vista che era diverso, cioè analizziamo e diamo una mano all'imprenditore piccolo, medio o medio grande perché inizi ad utilizzare una nuova cultura d'impresa che nasce da lui come imprenditore ma deve poi trasformarsi all'interno di tutta la sua struttura, perché se non presidia alcuni temi dal principio logicamente è più difficile che possa crescere ulteriormente. Il risk management è uno dei 10 pilastri su cui si fonda Elite. Abbiamo sviluppato una metodologia che passa da 10 dimensioni della crescita, e il fatto di monitorare, rendersi conto, analizzare e porre dei rimedi a quelli che possono essere rischi strategici, finanziari, operativi dell'impresa è stato dal principio uno degli elementi che abbiamo voluto mettere alla base di questo programma, forse perché appunto nasce come hai giustamente ricordato all'interno di una struttura come quella dove siamo ospiti oggi, dove il presidio rischi è sempre stato molto posto sotto attenzione. Dall'altro lato però mi sento anche di spezzare una lancia a favore della posizione di Confindustria, perché dall'analisi e dall'attività che stiamo facendo con le imprese già virtuose, cioè che in modo del tutto autonomo hanno deciso di migliorarsi, l'applicazione e il mettere in atto alcuni di questi presidi non è una cosa che si riesce a fare in tempi rapidissimi, soprattutto se lo si vuol fare bene. Per cui chiaramente applaudo anch'io alla norma, che è una norma pedagogica, come appunto è stato detto, ma dall'altro lato serve poi che non diventi un mero applicare alcuni principi. Rispetto alla tua domanda, confermo che gli indicatori di allerta, così per quelle che sono le informazioni oggi disponibili, non si applicano alle società quotate. Questo perché chiaramente le società quotate hanno un vincolo legato al tema delle informazioni price sensitive. Nella norma non erano state incluse in questo gruppo anche le società
quotate sui, sugli MTF, per cui sui sistemi multilaterali di scambio, insomma elemento che noi come gruppo abbiamo evidenziato che probabilmente verranno chiaramente ricomprese, perché l'applicazione della normativa price sensitive è identica tra società che sono quotate sul mercato principale e società che sono quotate anche sul mercato diciamo MTF, che in Italia si chiama Invitalia. Rinaldi e Gori, di cosa stavate discutendo? Fateci partecipi. Intanto del fatto che anche tra le quotate qualche crisi ogni tanto c'è. Ah, indipendentemente da queste procedure. Segno che i sistemi di risk management ne non potremmo sono parlare efficaci, a lungo, perché... non, l'efficacia dei sistemi di risk management non è inversamente proporzionale alla dimensione. Cioè, purtroppo c'è una difficoltà dell'uomo ad accettare la propria crisi, che sia poi imprenditore a maggior ragione, ma non è che il mondo delle quotate vada esenti da società che presentano bilanci che accenderebbero tranquillamente i nostri indici, esercizi che ognuno di noi a casa se li può fare tranquillamente. Qualche quotata con patrimonio negativo c'è stata, ecco, non sono novità che abbiamo introdotto noi. Peraltro su questo aspetto mi ricollego a quanto diceva prima l'amica Stefania, la disponibilità da parte dei commercialisti e in generale dei consulenti delle aziende c'è, e non è di sicuro questo un campo limitato ai soli dottori commercialisti. Fortunatamente è un'attività pluridisciplinare, vale a dire servono competenze di risk management, di organizzazione, di tesoreria, quindi competenze che non è che siano patrimonio esclusivo del dottore commercialista. Per questa ragione mi sento di difendere un sostegno per l'impresa che le adotta, proprio perché non la ritengo una mossa corporativa. Tra poco siederà qui il sottosegretario al Mise, che ha disposto una bellissima norma che è il voucher per innovazione. È una norma stupenda e che funziona per Industry 4.0. Leggendola bene, questa norma presenta anche incentivi per le aziende che fanno degli interventi di miglioramento e adeguamento della struttura organizzativa e gestionale. Ecco, credo che magari questo possa essere un'utile riflessione, cioè quella sul ruolo che ciascuno di noi deve giocare in questa vicenda. Noi sicuramente come commercialisti ce la stiamo mettendo tutta, e so anche le imprese e le banche. È indubbio che all'inizio uno sforzo ci sia, e per l'early adopter, per quello che fa uno sforzo prima degli altri, qualche genere di incentivo vada studiato. Gori? Io vorrei ricordare, con riferimento a quanto appena detto, quali sono i tre scogli che abbiamo superato per arrivare al codice, perché evidentemente è già esistito in passato un tentativo di arrivare ai risultati cui stiamo arrivando oggi, ed è esistito con la Commissione Trevisanato. I tre scogli che abbiamo superato sono innanzitutto evidentemente un, come dire, iniziale, no, mancata volontà da parte di Confindustria a procedere in questa direzione, perché è evidente che il quadro informativo che oggi viene chiamato alla condivisione è un quadro informativo riservato, cioè un elemento di ovvio vantaggio nel mantenere riservato un'informazione che per un'azienda può essere vitale. Il secondo elemento è la definizione della parola crisi, perché l'ordinamento non prevedeva la definizione della parola crisi. Tengo a sottolineare quanto detto dal dottor Fontana, è il secondo stadio nell'ambito della probabilità di andare in default. Certo, probabile, possibile, remoto. Probabile significa in taluni casi troppo tardi, quindi attenzione a quello che ha detto il dottor Fontana, e come dire, cogliamo lo spunto dato da un legislatore che ha voluto venire incontro con il minimo degli elementi di vincolo per poter anticipare il fenomeno. Il terzo punto superato è chi faceva la spia, chi doveva fare la spia, perché dobbiamo parlare di questo. Chi è che in azienda alza la mano ed evidenzia gli stati di difficoltà? E qui torniamo a quanto appena detto da Stefania, il ruolo fondamentale dei sindaci. Facciamoci ancora una volta aiutare dai numeri, perché così capiamo meglio. Ad oggi la percentuale di imprese che ha nominato il sindaco, nell'ambito, come sapete, di una norma entrata il 16 marzo e che per il 16 di dicembre dovrà vedere i sindaci nominati, è del 54%. Manca un mese. Per cui, prima riflessione. La seconda riflessione, nell'ambito dei valori che Cerved monitora costantemente, è quando vengono presentati i bilanci. Le aziende virtuose, alla data di oggi, con onore, hanno presentato il loro bilancio. La percentuale è superiore al 90%. Siamo all'11 novembre, scusatemi se lo ricordo. La percentuale di aziende non virtuose del 2018 è pari al 52%,
E da allora, nell'ambito di quelle aziende, a parer mio, va fatto uno sforzo da parte del professionista con cui andare a accompagnare l'imprenditore ad una presa di consapevolezza dell'eventuale difficoltà che sta vivendo, fargli comprendere che è diverso parlare di congiuntura o di trend, perché se la congiuntura poi torna al flusso dell'acqua e mi porta via e torna a navigare, ma se viceversa il trend che continua a essere negativo, qualcosa va fatto. E va quindi posto un tema di professionalità. Esistono le adeguate professionalità che possono accompagnare l'imprenditore a mettere gli occhiali giusti per individuare lo stato di difficoltà? Esistono le personalità che riescono a farlo? Perché in un'azienda non virtuosa, una di quelle che è oggetto oggi di possibile segnalazione, è difficile portare le competenze che diceva Stefania. Le competenze evidentemente possono essere evidentemente richiamate da aziende che hanno prospettive positive, non certo quelle che sono in difficoltà. E i costi di un inizio di procedura, di un passaggio all'OCRI, distruggeranno molto valore. Quindi è per quello che questi passaggi vanno evidentemente evitati anticipandoli. Chiarottini, poi Fontana. Concordo sulle competenze. Le competenze devono essere varie. Non il sindaco che vuole fare bene il suo mestiere non è che deve avere competenze solo nel mondo delle crisi, non è che deve aver fatto il curatore fallimentare, intendiamoci, deve avere grandi competenze aziendalistiche, imparare in modo semplice, come fa un ragazzo appena uscito dall'università, a farsi l'analisi dei concorrenti, per esempio, fondamentale, non è difficile. Quindi anche dal nostro punto di vista di ordine, di Consiglio nazionale, tirare sui giovani a fare bene questa professione, possiamo anche fare risk manager, altra specializzazione che dovrebbe, se siamo in più di 100.000, io lo sto dicendo ai miei colleghi, uniamoci, anche noi serviamo le aziende vendendo questo prodotto, perché secondo me è super interessante per i dottori commercialisti. Deve cambiare però la mentalità dall'altra parte, che è un tema di cui poco si parla. Quello che io noto dal mio osservatorio piccolino, però è un osservatorio, è la mentalità dei padroni, chiamiamoli così alla vecchia maniera, quindi amministratori, chi comanda, o è l'imprenditore famiglia che non vuole controlli e quindi diciamo che l'atteggiamento è un atteggiamento un po' ostile, o, ed è una buona percentuale dalla mia visuale, l'azienda posseduta dai fondi, e questi sono i peggiori in assoluto. Ah, però. Perché tirano i costi, loro hanno solo budget, quello è l'utile trimestrale, il mondo dei controlli non si paga, non interessa. Quindi se devo spendere 20.000 euro in più l'anno per avere risk manager, un compliance officer che funziona, un ufficio legale competente, no, perché quello che conta è l'utile trimestrale. La logica è solo la logica. Anche se poi l'azienda finisce contro un muro. Esattamente, cioè. Quindi è per quello che non si pagano i sindaci, è per quello che non si truccano i controlli, poi se l'investimento va male, dopo nascono tutte quelle meravigliose controversie che vediamo. Palco, manca tavoli. Un rappresentante dei fondi, ma allora la prossima volta lo chiamiamo, perché abbiamo capito che hanno un ruolo. Fontana, cosa voleva aggiungere? Volevo aggiungere una parte del ragionamento che faccio sempre, che mi sta molto a cuore. Prima ho voluto dare un messaggio, come dire, tranquillizzante, parlando di una parte del fenomeno. Il fenomeno di cui ho parlato è quello, come dire, fisiologico, cioè quella parte del mondo delle imprese che quando va in crisi tende quasi inevitabilmente a posticipare l'emersione, la discovery, sposta in là nel tempo, nella convinzione che guadagnando tempo si risolvano i problemi. Come ho già detto in molti casi, vedendolo dall'osservatorio giudiziario, in qualche caso il guadagnare tempo effettivamente dà questi risultati, dà qualche risultato positivo, perché si realizzano delle chance, ma nella maggior parte dei casi invece c'è solo un aggravamento del dissesto. Ora, rispetto a tutto questo mondo, è evidente che lo spirito delle misure d'allerta è, come dire, una sorta di un messaggio culturale, è un messaggio soprattutto di moral suasion, di stimolo, e anche tutto il sistema dei controlli interni, dell'OCRI, va in quella direzione. Però, e questo, come dire, è l'osservatorio giudiziario che mi consente di parlare di questo, ma di quello di cui ora parlerò non è un aspetto marginale, perché invece rappresenta una bella fetta della realtà e ne pagano i costi anche il resto del sistema delle imprese.
E rispetto a questa parte, a questo ulteriore fenomeno, un po' il significato delle misure d'allerta un po' cambia. Noi abbiamo un numero elevato di soggetti che ritardano, non tanto l'emersione della crisi, il disvelamento dell'insolvenza, non perché, diciamo, in buona fede fanno un investimento sul futuro e sperano in questo modo di risolvere i problemi, ma perché o pensano di scaricare i propri problemi sui creditori, quindi trasformando l'impresa in quel momento interessati in bad company e trasferendo in varie forme l'attività in capo ad altri soggetti, e in questo caso lo spostare in là nel tempo l'emersione dell'insolvenza serve per consolidare gli effetti ed occultare le responsabilità. E poi abbiamo un secondo fenomeno che oggi è ancora più grave, che vediamo, che è quello dei società costituite programmando ab origine il mancato pagamento di una parte dei costi come politica aziendale per far prezzi sul mercato che distruggono la competizione. Però Fontana ci sta descrivendo dei comportamenti criminali in qualche modo. No, il problema è che oggi questi fenomeni sono aumentati. Oggi mi sentirei di dire che il 70%, butto una statistica a caso, di quello che arriva nelle aule giudiziarie appartiene alla seconda, o anche perché il legislatore del 2006 aveva già creato degli strumenti, comunque al di là dei loro limiti, che hanno consentito, insomma, di dare degli sbocchi diversi dal fallimento. Questo rispetto a il problema qual è? Che questi fenomeni hanno dimensioni spaventose. Vi dico solo un dato: il Tribunale di Milano, solo il Tribunale di Milano, l'erario e la previdenza ha crediti molto oltre i 10 miliardi di euro, e la stragrande maggioranza di questi crediti non sono nei confronti delle imprese che hanno traccheggiato un anno o due e poi le cose sono finite male, appartengono alle altre categorie, in particolare la terza. Allora, rispetto a questo fenomeno, che non è marginale, perché è chiaro che entro certi limiti la devianza, come dire, fisiologica, ogni sistema ha le sue componenti devianti, sta rischiando di conformare concretamente pezzi del sistema economico. La procura, per esempio, di Milano sta molto ponendo l'attenzione sul mondo della logistica, per esempio, perché nel mondo della logistica vediamo che gran parte rischia di avere un ruolo egemone in queste tutte attività che sono state collocate all'esterno dei grandi committenti, rete di soggetti programmati per durare un anno o due senza pagare erario e previdenza, e impedendo alle imprese che vogliono operare correttamente di stare sul mercato. Allora, rispetto a questo fenomeno qua, è chiaro che il significato delle misure d'allerta ha una connotazione preventiva più forte, perché si vuole evitare che la risposta a questi fenomeni sia solo quella penalistica ad anni di distanza. Servono per intercettarli in tempo e per contenere i danni di questi fenomeni. Quindi, quando parliamo noi di misure d'allerta, dobbiamo pensare che abbiamo due mondi completamente diversi. Le imprese, che io definirei per bene, magari vuol dire che nell'operatività ci sono dei pasticci, ci sono ma che non hanno un intento fraudolento, che si trovano solamente a dover gestire con tutte le difficoltà del caso le situazioni obiettive di crisi e sbagliano solo nello spostare nell'area del tempo, ad altri soggetti, che sono tanti, che distruggono il sistema delle imprese e crea danni alla finanza pubblica spaventosa. Dottoressa Sofia, allora una replica, perché qui abbiamo visto che sono 156.000 le PMI, speriamo che questi comportamenti riguardino un numero estremamente limitato, però giustamente Fontana, che le vede, giustamente dice attenzione. Parto dal passaggio finale del dottor Fontana, che ascolto sempre con molto piacere anche per la passione che ci trasmette. Mi permetto di interpolare questo passaggio finale aggiungendo che bisogna fare attenzione, perché le norme si costruiscono non soltanto tenendo in considerazione la patologia ma anche la fisiologia. Il dottor Fontana ci ricordava di
fenomeni nei quali le imprese decotte, sfruttando le maglie regolamentari che con gli interventi legislativi degli ultimi anni si erano allargate, riuscivano a ripartire con Newco ormai liberate dal peso dei debiti scaricate sulle filiere. E mi permetto di ricordare a questa platea, anzitutto a me stessa, che Confindustria, con un atto di grande coraggio, ha denunciato quello che all'epoca era il fenomeno dell'utilizzo distorto, per non dire abusivo, dei concordati preventivi, denunciando i propri imprenditori, invitando tutti ad un atteggiamento e a comportamenti di grande rigore, perché le imprese fraudolente sono tenute ad uscire dal mercato. Quindi questo per dire, mi piacerebbe che il messaggio fosse chiaro, non c'è nessuna nostalgia del passato, un passato peraltro recente, perché noi abbiamo faticosamente superato le resistenze del nostro sistema associativo per arrivare al sistema di allerta, tanto che proprio il dottor Fontana non più tardi di venerdì scorso definiva l'approccio di Confindustria illuministico. Non ci freggiamo, dico, tanto merito. Abbiamo però creduto in questa riforma, crediamo fortemente che il volano della crescita sia una buona governance anche finanziaria, e lo sa la dottoressa Testi, visto che abbiamo fatto parte del tavolo che ha costruito il framework di governo societario LIT per imprese di minori dimensioni che vogliono crescere fino addirittura ad aprirsi al mercato dei capitali. Però dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che è in atto una rivoluzione culturale che non è semplice, che chiede investimenti significativi. CERVED stima sistemi di massima compliance in circa 6 miliardi. Sono investimenti significativi che ricadranno in particolare sulle imprese minori. E poi, e mi taccio, questa rivoluzione culturale la dobbiamo fare tutti, la devono fare le imprese, la devono fare anche i professionisti, perché lancio una provocazione: i sindaci c'erano anche in passato, e dove non c'erano i sindaci c'erano professionisti, figure di fiducia dell'imprenditore che lo supportavano. Quindi facciamo un lavoro di rivoluzione culturale, di moralizzazione insieme, perché vogliamo tutti lo stesso obiettivo, cioè che l'allerta funzioni e che l'allerta sia credibile e che però non diventi un boomerang. Chiarutini, una battuta anche sul sindaco, perché uno di loro scrive: il mio sindaco su questo ha detto di rivolgermi a un consulente aziendale, di fatto come se non lo riguardasse. Non ha colto la grande opportunità. Siccome siamo in tema di patologie, lo volevo dire prima, proprio mezzo secondo, avendo gli italiani attitudine a non pagare le tasse e a falsificare i bilanci, questo è un dato noto. Allora, il ruolo del sindaco, visto il panorama che stamattina è stato proiettato, proprio sto parlando degli indici, quindi se il patrimonio netto è positivo, se c'è un sistema di tesoreria che misura che ci sia cassa sufficiente per pagare i debiti nei 6 mesi successivi, altrimenti se non c'è questo sistema si applicano gli indici che abbiamo visto. L'attitudine a falsificare i bilanci è nota, per cui si falsificano per nascondere la crisi, quindi il patrimonio netto è positivo, ma perché si adottano politiche di bilancio che lo mantengono positivo. La cartina tornasole sulla quale il sindaco si deve battere di questo panorama patrimonio netto, i 5 indici che abbiamo visto, non è questo, perché normalmente non si svaluta una posta, non si fanno manovre che mantengono quel che c'è in bilancio e mantengono questi indici ai livelli corretti. La cartina tornasole è proprio il sistema di tesoreria, perché non essendo un indice è un dato numerico. In banca ci sono questi danari, a meno che non si arrivi ai casi eclatanti di Parmat che c'erano gli estratti conto falsi, ma insomma si spera che non ce ne siano più di casi del genere, e i debiti sono certi nei 6 mesi successivi. Quindi il dato fondamentale per cui il sindaco si deve battere che venga introdotto è proprio quello, perché così toglie proprio i dubbi dal tavolo. Rinaldi, ci sono anche due chiarimenti, adesso le faccio rispondere, due chiarimenti richiesti dalla platea. Il primo riguarda questa domanda: ma la riforma prevede quindi l'obbligo di un organo di revisione o di controllo anche per le piccole imprese, chiedono?
Direi proprio di sì, se ne parla da un anno, quindi se non è cambiata stanotte è una cosa che purtroppo non abbiamo deciso e questa, noi. E questa l'abbiamo chiarita. La tassonomia di riferimento per il calcolo degli indicatori che portano poi al debt service coverage ratio, qual è? Da bilancio civilistico, riclassificato, gestionale, e poi le chiedono se gli indicatori vanno determinati su base mensile e se bisogna avere bilanci di chiusura mese per mese oppure no. Allora, le domande sono molte, cerco di rispondere in maniera telegrafica. Non c'è una scadenza minima obbligatoria, si può fare anche mensilmente o settimanalmente, perché l'adeguatezza degli adeguati assetti è anche in relazione alle condizioni di salute dell'impresa. Cioè, se ho un'azienda che ha 100 milioni di mezzi propri, io non è che mi devo preoccupare tutti i giorni di perdere i 100 milioni di mezzi propri per vedere se il patrimonio è negativo. È altrettanto vero che se di questi 100 milioni ne ho 95 di intangibili, il tema, specialmente con riferimento al ruolo del sindaco, comincia a essere delicato. Ci si basa sul lato contabile, quindi è ovvio che non importa se è riclassificato o meno, è un dato che emerge dalla contabilità. Le istruzioni per il calcolo degli indici sono già disponibili, sono state pubblicate qualche settimana fa in occasione del nostro congresso nazionale di Firenze. È vero che per poter fare questo tipo di analisi un minimo di competenze tecniche è necessario, ma guardate che una tesoreria si fa con un file di Excel. Cioè non è una roba che io debba fare un investimento ciclopico, è molto più importante formare le persone interne all'azienda, creare una procedura per cui il responsabile delle vendite dica quali sono le vendite previste mese per mese, perché se questa persona ragiona solo sul suo budget e sui suoi premi e non è motivata a darmi un dato preciso mensile, probabilmente il numero complessivo va bene, ma nel frattempo la tesoreria salta per aria. Quindi l'aziendalista, in questo senso anche il dottore commercialista ha queste competenze, ha proprio il compito di andare in azienda, parlare con l'imprenditore, parlare con le persone e portare in funzione della complessità di quell'azienda e delle risorse disponibili le cose. Non è che i modelli sono identici in funzione indipendentemente dalle risorse disponibili. Non c'è una risposta esatta. Flashback che dobbiamo andare a chiudere, tra... Gori le chiedono... Assolutamente. Le chiedono a proposito di formazione se dentro le banche c'è oggi la formazione, la competenza per gestire anche. Questa è una rivoluzione culturale anche per voi, in fondo. È vero che siete bombardati da Francoforte, come dire, da richieste continue, no? Di adeguare i vostri criteri di concessione del credito. Ma di fronte a questo? Guardi, so che molti colleghi sostengono che le banche hanno già sistemi ambientali che funzionano, che riescono a intercettare in anticipo le stati di difficoltà. Io continuo a invitarli a guardare i risultati che abbiamo consuntivato, perché forse non conviene declamare una competenza che poi si è tradotta nel disastro di numeri che abbiamo visto. Evidentemente vi sono aziende bancarie che hanno questa struttura, che hanno anche la fortuna di avere una vista internazionale, quindi la possibilità di poter cogliere anche gli spunti che derivano dall'estero. La realtà è che il patrimonio di informazioni oggi di cui le banche dispongono è assolutamente insufficiente. La realtà è che il singolo operatore che voglia operare in esclusività non riuscirà mai ad aver successo. La realtà è che si esce da questo tipo di situazione solamente attraverso una impostazione sinergica fra banche, professionisti e imprese. Non vi è alcuna possibilità di mantenere in piedi un tavolino con due zampe, servono sempre tre zampe per tenere in piedi un tavolino, e il tavolino della ripresa poggia dalle tre zampe di sinergia banche, professionisti e imprese. Andrea Muti, alla fine di questa discussione, lei è più rassicurato sul lavoro che vi attende o più nervoso rispetto alle difficoltà che sono emerse? No, noi cerchiamo di tenere la barra dritta e stiamo investendo numerose energie per farci trovare pronti, tenendo in considerazione chiaramente tutti i vari aspetti di criticità. Proprio domani partirà il percorso formativo professionalizzante per i dipendenti camerali che si occuperanno del servizio, e è appena conclusa la parte dedicata ai futuri referenti, o meglio ai segretari generali, e quindi siamo pienamente in linea con gli obiettivi che ci siamo dati, cioè quelli di farci trovare pronti per agosto 2020. È evidente che il rischio più grande che intravediamo è quello di un ingolfamento soprattutto in una fase iniziale dell'organismo. Ha detto bene prima Anna Rita Sofia, partire
con un cluster magari di medie imprese che ci consente anche di fare il primo anno una sorta di fase test, no? su imprese già più strutturate, più facili anche da valutare, sarebbe l'ideale per poi strutturare al meglio negli anni successivi il servizio. Credo sia quello il senso di quello che diceva Anna Maria Sofia, non vogliamo differire nulla, condividiamo appieno lo spirito della riforma e anche la tempistica, però ecco, cerchiamo di utilizzare del buon senso per evitare ingolfamenti e metterci, come dire, in difficoltà operativa, perché poi andiamo lì, no? Arrivano un migliaio di pratiche al giorno a settembre, senza aver testato prima procedure che sono complesse e con una tempistica molto accelerata. Quindi è questo il senso della proroga per le piccole più un anno. Anche questo sarà cruciale, sia sul palco che in platea ci sono opinioni differenti, c'è chi dice anche tra di voi, ho ricevuto messaggi che dicevano ma se il problema è un problema culturale rinviare le cose è inutile, tanto vale farlo adesso, e chi invece diceva attenzione perché i tempi sono troppo stretti e le imprese non arriveranno in tempo. Ma questo è solo uno degli aspetti, abbiamo cercato di darvi l'orizzonte di quello che comporterà per voi, per le vostre aziende, per i vostri clienti anche questa introduzione che segna un prima e un dopo anche per la giurisdizione italiana da questo punto di vista. Direi di fare un applauso a tutti gli speaker che sono stati sul palco per i loro contenuti. Grazie, grazie a tutti.